Ciao a tutti. Ciao a tutti, quelli belli e quelli brutti. Chi mangia la carne, chi mangia i frutti. Chi mangia il salame, chi mangia i prosciutti. E non c'ho voglia di pensare altre rime. Oggi facciamo un altro bel disegno per la nostra cara amica Charlie. Anche lei si scrive Moon ma si pronuncia Charlie. E quindi facciamo velocemente partire la sigla. Butta belli, questo Electric. E siamo qui riuniti, come stavo dicendo, per fare un disegno. Chi di voi è qui da parecchio, ma neanche così tanto, avrà visto il video precedente della maglietta precedente, del disegno precedente fatto a Charlie Moon, che è nato da una fan art fatta per Charlie, appunto. E così sarà anche questo. Possiamo vedere qui che abbiamo due fan art. Noi dobbiamo seguire come base la fan art questa qui. Questa fan art qui di I'm Halley, questa qua, vedete? Questa qui. Gli aggiungeremo del sangue che esce dagli occhi e del sangue che esce dalla bocca. E Jawi avrà gli occhi rossi spiritati e ci avrà i capezzolini. E in realtà lei sarà triste e quindi avrà delle lentiggini. Sembra più sangue schizzato ovunque, perché faremo un disegno molto creepy. Non è vero, non è vero. Ho rovinato questa fanart. Comunque. E abbiamo quest'altra fanart di riferimento, perché ci serve solo il colore, che a Charlie piace molto questo colore qua, verde acqua. Questo colore qui, questo colore con cui si possono disegnare delle tette, ma che in realtà sono degli occhi di un alieno. Ecco qua, questo è un alieno. Se gli mettiamo il turbante, abbiamo Junior. Ecco qua, questo è Junior. Ciao, sono Junior. Come butta, belli? Ok, cerchiamo di riprendere il controllo della situazione, perché sennò stiamo come al solito impazzendo qui. Comunque sia, iniziamo e non perdiamo altro tempo con i disegni dei salami, dei prosciutti, degli ananas, perché non posso stare qui a disegnare gli ananas per voi, ok? Io lo so che a voi piace l'ananas, però non posso stare a disegnare l'ananas sempre, ok? Quindi anzitutto è un disegno molto kawaii, molto anime lova, molto sugoi, e quindi iniziamo subito con l'impostare una testa classica anime, no? Quindi con il mento ovviamente triangolare, un po' più morbidino, sicuramente poi lo ammorbidirò un pochino, ecco qui. Ovviamente questa ragazza, ovvero Charlie, ha un collo, voi non so se lo sapete, ma Charlie ha il collo. Qui non si vede bene il colletto, penso che sia un cappuccio, però va bene, non lo so, adesso vediamo cosa vi aggiungeremo. E qui all'incirca c'è la testa di Jawi, no? Che facciamo bella pucciosa, cerchiamo, qui ci sta le zampette, che c'ha il biscottino, il biscottaino. Questo Jawi che avrà delle orecchie come tutti i lupetti normali, insomma. Io non so voi se conoscete i lupetti, ma in genere i lupetti c'hanno questa cosa, no? Queste orecchie. Il biscotto tocca farlo un po' più grande, il biscottone, perché a Jawi a quanto pare piacciono i biscottoni, e noi siamo esperti di Jawi, perché abbiamo fatto anche recentemente un'animazione di Jawi, recentissimamente. Azzarderei. Qui sto improvvisando i polsi, quindi le mani. Cerchiamo un po' di non essere troppo simmetrici per rendere il tutto più interessante. Innanzitutto, Charlina cara, a me non mi sembra che tu sia la tipa con delle tette giganti, ma io sarò un po' generoso questa volta, ok? Per il tuo bene, per il bene del tuo pubblico. Un pochino di boobistock che ce le mettiamo, perché sei pur sempre ormai una signorina, e le signorine un po' di seno tocca che ce l'hanno. Siamo d'accordo su questo? Penso che siamo tutti d'accordo. Iniziamo col decidere l'andamento e la linea dei capelli, che ovviamente io sto guardando la fanart, ma sto cercando ovviamente di aggiungerci qualcosa di mio. Quindi è la tipica frangia molto kawaii di molti anime, di molti manga, sempre con ste frange belle carine. E ha un sacco di capelli, ha un sacco proprio, sai, tipo quando prendi un sacco di patate, no? Ce ne sono tante di patate in un sacco. Beh, immaginatevi un sacco di capelli. Questo è un sacco di capelli, ci sono tanti capelli qui che fanno tutto il giro, sono molto mossi, quindi si può lavorare parecchio sulla stratificazione qui. Questo sto facendo molte linee che sembrano un po' casuali, ma poi avranno più senso, ve lo prometto. So che voi non siete d'accordo, ma adesso io per fare gli occhi molto anime, in genere faccio due cerchi che me li individuano, no? Innanzitutto vorrei seguire un po' uno stile quasi alla Persona 5, quindi Persona 5, fammi vedere Haru.
Haru, che è il mio personaggio preferito di Persona 5, la mia donna preferita di Persona 5. Me la metto qui perché voglio un po' seguire quegli occhi lì, nel senso che sono belli rotondi, anime, molto anime, carini, simpatici, oserei dire. Lo so che adesso sembra uno spirito di un qualche film horror giapponese, ma non è così, ok? Ogni tanto ve l'ho spiegato tantissime volte, guarda, tutte le volte che ve l'ho detto, è buono riflettere l'immagine per vedere se ci sono errori anatomici o di proporzione, più che altro. Mi piacerebbe fare Jawi con gli occhietti e palletta così. Mi piacciono tanto gli occhietti a pallina. Però penso che per mantenere lo stile un po' kawaii devo fare anche i suoi belli mangosi. Rispecchiamo tutto per vedere più o meno dove ci sono errori. Già ne ho trovato uno qua sull'occhio. E adesso fondamentalmente non sto più guardando il riferimento, ma sto semplicemente ripassando un pochino il mio schizzo per, insomma, per capire meglio che diavolo sta venendo fuori. Sto facendo sovrapporre un po' di ciuffi qua e là, cercando di dare massa e movimento ai capelli. Sono scordato di fare la felpa, quindi qua ci sarà la manicozza. La felpa è bella larga, quella del disegno, no? Si vede che è bella pomposa. Quindi anche noi la pompostiamo, la gonfiamo di aria e di massa. Sto guardando perché la posizione degli occhi, allora, rifletto così, mi sembra che sia, vada bene, ma quando lo rifletto così mi sembra che ci sia qualcosa fuori posto. No, se gli tappo un occhio, quindi se guardo solo questa parte qua della faccia, qui metto una mano davanti, ok, a me mi sembra che vada bene. Forse proprio per sicurezza proprio estrema posso abbassare un pochino, alzare cioè un pochino questo occhietto, ma proprio poco, questione di millimetri. No, secondo me andava bene prima. Ah, rifletto, forse un po' a destra, forse devo spostarlo giusto un pelo, così, non lo so. Adesso non so se lo stile degli occhi è troppo piccolo per i gusti di Charlie, quindi adesso glielo facciamo vedere, in caso li ingrandiamo, comunque sia, questo è lo schizzo, adesso lo ingrandiamo un po', in modo che occupi più spazio possibile, poi non so se ci vorrà mettere una scritta o qualcosa sotto, ce lo dirà comunque sia. Quello che voi vedrete adesso in poi sarà nient'altro che l'inchiostrazione, ok? Sempre velocizzata con una musica che ci sta da paura. Prendiamo una musica di Persona 3, visto che ormai sto usando quelle musiche lì. Quindi ci vediamo tra pochissimo, bella! Never be charity. The enemy, your buddy, covers all society. Damn right, mommy's not here, gonna fight all night. Right here, shadow 10 o'clock direction. Seize the moment, this destroy the nation. Your rhyme's slow motion, give me motivation. Get out now, and then I'm arrival. Round up around, spit out, all over. Rhyme like a rolling stone, coming in crowd. Watch out the moon, they this too loud. Give what this sound, and bombs whole ground. Surround up, don't ease your pace, cause enemies brutal. Form of the truth, there ain't no truth. You're the only one, one world, one love. But the battle goes on, shadows all mass destruction. Oh yeah, abbiamo finito di inchiostrare, questa sì che è una bella inchiostrazione, come avrete visto. Ho lavorato parecchio con il nero, perché ho una bella idea per la scritta finale che faremo sotto di Charlie Moon, e per i colori faremo una felpa diversa dal solito, non la solita bianca candida sua classica, ma io ho proposto, le ho proposto perché è donna Charlie, le ho proposto una soluzione un po' più strana, ecco, tanto per cambiare, perché questo fino adesso, almeno secondo il mio sguardo, secondo il mio giudizio, è il miglior di segno che abbiamo fatto per lei finora. Spero che siate d'accordo con me, quel Jawi è magnifico, secondo me. Come avrete visto, gli occhi sono stati un po' ingranditi e la frangia è cambiata, perché insomma Charlie mi ha detto che lei non è una tipa da frangia, quindi abbiamo cambiato un po' di cose. Occhi un po' più kawaii, un po' più belli grandi ci stanno. Abbiamo allargato le boobies, anche se lei non è che sia stracarica di boobies, ma le è piaciuto questo tocco, quindi continuiamo così. Adesso vai con il colore.
belli. Ciao, come butta belli? Abbiamo finito il colore. Come potete vedere, ho scelto questo colore, questa felpa a strisce. Ho scelto di fare questa felpa a strisce un po' panchettosa, bella tosta, mi piace molto come è venuta. Mi sono come al solito divertito molto con il colore, così come spesso mi diverto, perché poi quando coloro mi faccio trascinare un po' dall'ispirazione, da quello che mi prende. Abbiamo fatto anche una gran bella scritta che adesso voi non potete vedere, ma lo vedrete nel disegno finito. E questa sarà la prossima felpa, maglietta di Charlie Moon. Penso che la venderà anche al Games Week di Milano a fine di questo mese. E già le ho detto che se non mi tiene da parte una maglietta taglia L per me, non le parlo mai più. E già mi ha detto che me la terrà da parte questa volta, e sinceramente non vedo l'ora di indossare questa maglietta, perché è la migliore fatta fino adesso per lei, secondo me. Secondo voi? Voi che ne pensate? Vi è piaciuto questo disegno? Se sì, beh, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto, forma di pollice in su. Se sei nuovo, beh, c'è un pulsante qui sotto, grosso come una casa, bello rosso, con scritto iscriviti al canale, in modo che tu possa vedere altri video del genere di disegno magici e ti faranno compagnia nella vita, nel futuro a venire, quando avrai figli, cani e crescerai, quando avrai 40 anni e forse anche io, tu continuerai a vedere i miei video e forse YouTube esisterà ancora, non lo so. Ma per oggi questo è quanto, e ricordati sempre, ricordatevi, questo è il vostro caro Electric.